Buongiorno e benvenuti. Sono Valerio Baselli, oggi mi trovo in collegamento con Paolo Zanghieri, economista senior di Generali Investments. Ben trovato Paolo. Buongiorno. Dunque, stiamo vivendo un ultimo trimestre dell'anno caratterizzato da una nuova fiammata inflazionistica, trainata in particolar modo, dal boom delle commodity energetiche. Il prezzo del gas naturale è salito di circa 130 punti percentuali dall'inizio dell'anno, anche il valore del petrolio è più che raddoppiato. Innanzitutto, che cosa c'è dietro questi rimbalzi? Si tratta di fattori temporanei come la riduzione dell'output delle rinnovabili, una domanda della Cina molto più forte e il livello di riserve di gas che a livello europeo è piuttosto basso. Ci sono poi fattori un po' più strutturali come la geopolitica, ovvero le relazioni con la Russia, da cui arriva il 40% del nostro consumo di gas. E cosa mi aspettate dall'andamento delle commodity energetiche per i prossimi 6-12 mesi? E più in generale, quali sono le vostre stime inflazionistiche? Per le commodities nel prossimo 12 mesi ci aspettiamo un calo, specialmente se l'inverno non sarà così rigido. È importante sottolineare però l'impatto della transizione ecologica. Gli investitori si stanno spostando verso le rinnovabili. Questo significa che i produttori di petrolio e gas hanno meno risorse per aumentare la capacità produttiva. Questo significa che diciamo, le fonti tradizionali sono meno capaci di farsi carico di fluttuazione della domanda, quindi la transizione ecologica sta già avendo un impatto sui prezzi che non è del tutto positivo. Rapidamente sull'inflazione, per gli Stati Uniti ci aspettiamo che rimanga al 5% fino alla fine dell'anno e poi cali abbastanza lentamente e la vediamo ancora attorno al 3% dopo l'estate. Ecco, infine sappiamo che le banche centrali, ovviamente inclusa la BCE, hanno sostenuto a più riprese che l'inflazione che abbiamo visto nel corso di quest'anno, quindi a partire diciamo dalla scorsa primavera in poi, fosse transitoria. Arrivati a questo punto, siamo sicuri che lo sia davvero? E se non lo fosse, quali sarebbero le conseguenze sulle politiche monetarie, secondo voi? Allora, ci aspettiamo che prima o poi l'inflazione cali. Il problema è che un periodo di inflazione elevata piuttosto lungo potrebbe fare rialzare le aspettative di inflazione e quindi portarsi dietro i salari e alcuni prezzi. Le banche centrali sono quindi in una posizione difficile perché da un lato potrebbero spaventarsi per l'inflazione, quindi alzare i tassi più rapidamente del previsto, nuocendo alla crescita, dall'altro lato potrebbero tollerare un livello alto di inflazione, rischiando che questa entri nelle aspettative e porti un'inflazione persistentemente più alta. Grazie ancora Paolo Zanghieri. Per Morningstar Valerio Baselli, grazie per l'attenzione.